Nel nome del Padre, Figliolo, Spirito Santo e così sia. Allora, martedì 30 novembre 2021, ore 6:13, il Presidente Nazionale di Crociera Cattolica sta per partire per Campobasso, nel gelo di Benevento, nell'ipergelo di Campobasso. Vedete, non si molla di un centimetro, con questa straordinaria macchina che mi permetterà di superare, oltre ai prossimi lockdown un'altra volta, come l'anno scorso, anche il Super Green Pass e anche il Green Pass. Allora, che dire? La situazione la sta vedendo tutti quanti come si sta mettendo, mo l'Omicron, cose. Montagnier aveva detto che la vaccinazione avrebbe portato alla mano delle varianti, non si deve mollare, anche se è tosto. Oggi è il secondo giorno della novena Immacolata, è la festa di Sant'Andrea Apostolo. La situazione è tosta, però non bisogna cedere, bisogna lottare, e bisogna con i sacramenti, con la messa. Infatti mo stiamo andando a Cantalupo, nella messa ultrafossaria, praticamente sempre la messa, sempre. Oggi ho la possibilità non solo di sentirmela poi a Benevento, praticamente, però oggi, ma anche a Cantalupo, quindi andare già carico con il bastione a Campobasso, all'istituto biologico e al Cardarelli, che spero di cuore che crolli, che faccia sta grazia il Signore. Non molliamo il coso, fa veramente freddo stamattina, e meritiamo la parola di Dio. Amen. Addirittura le linee della Commissione Europea, le avete sentite, praticamente, vi vado a dire Maria, il nome che il demonio odia, dove il demonio non è riuscito a conquistare nulla, praticamente, niente, zero, e addirittura il nome Natale deve sparire. E infatti, quando si avvicinano le festività cristiane, cattoliche, praticamente, c'è un aumento esponenziale dei casi. A voi la risposta. Allora, Epistola ai Romani, oggi il Vangelo di San Matteo, di San Andrea, l'Osti di Cristo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide i due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, che lanciavano la rete in mare. Erano infatti pescatori, vi dice loro, seguitemi, farò pescatore di uomini. Come ha detto a me, seguimi in questa follia e vuoi fare questo per la mia gloria? Ho detto di sì. E quelli subito lasciati le reti lo seguirono. Quando andò in cammino ne vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, nella barca del loro padre Zebedeo, che rammendavano le proprie reti, li chiamò. E quelli subito lasciarono la barca e il padre loro lo seguirono. L'ostipi Criste, e io anche ho seguito il Signore in questa follia. Io ho già detto anche ieri sera a Antonietta, la segretaria nazionale, alla cara Antonietta il Bello, ma anche a Matteo, a Chiara, che io sono già esocero, sono già conto di quello che ho fatto. Perché è incredibile resistere 5 anni da solo contro tutte, cioè, se penso a tutto quello che è, penso alle veglie a Campobasso con il gelo, l'anno scorso con Immacolata con il freddo, Immacolata si è dispersa che non mi stava a sentire per venire alla vera messa, alla pioggia del dicembre 2017, sono sotto la pioggia al Cardarelli, ne ho passate di peggio, però bisogna resistere, bisogna combattere. Viva Cristo Re, viva Maria, viva la Messa. Ave Maria, grazie stai con benedica tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccoribus, nunc et in hora mortis nostra, Gianluca Martone, verso il Molise, nel gelo. Amen. Allora, ore 7:18, vedete, sto qui praticamente di fronte al fosso ultracatacombale, prima della messa, ora da Cantalupo, anche oggi, praticamente con la neve per terra, vedete qua il ghiaccio, praticamente le cose, il Miletto innevato, vi faccio vedere praticamente il Miletto innevato, vedete qua che spettacolo, guardate là, sta sorgendo l'alba con Miletto innevato, vedete qua, che spettacolo, con le macchine piene di neve, ben altro ci vuole per fermare il guerriero, praticamente, mi sento una bella messa, praticamente, con le panchine di Cantalupo, dove porterò la mia cara segretaria fra un mese, qui sulla neve. Ed è qua con la neve per terra, eccetera. Va bene, sempre ridente, perché il cattolico è sempre sorridente. Andiamo a sistemare la situazione, il conto corrente e tutto il resto. Bisogna combattere con la messa di Rientino, va bene. Io Cristo Re, viva, amen. Vi faccio vedere meglio la neve, vedete qua? Vedete qua le panchine innevate di Cantalupo. E vi faccio vedere la cima del Miletto innevata, vedete qua davanti a me? Vedete qua che spettacolo? Vedete qua? Vedete qua? Neanche la neve mi ha fermato, vedete qua? Sono praticamente le case di Cantalupo tutte innevate, eccetera. Va bene.
Viva Cristo Re, ci sentiamo una bella messa con questa straordinaria, mitica, eccezionale macchina che veramente è da museo. Questa macchina è da museo, vedete questa macchina vita mia, questa macchina. Vabbè, amen. Viva Cristo Re da Cantalupo, amen. Allora 9:13, qui praticamente sulla strada 87 verso Campobasso, dopo la messa ultracatacombale fossare in mezzo alla neve, vedete? Queste sono immagini leggendarie praticamente, ma sono abituato. Ho detto pure prima a Carmelo, il 27 febbraio 2018 con la bufera di neve a Bari, non ci stava il cielo all'epoca, ma ci sta il cielo, ma ci stanno le foto praticamente che filmano praticamente, ha nevicato di brutto a Campobasso, come potete vedere, però oggi è uscito il sole, lo sapevo già praticamente, e mostro per arrivare al Catari per questa ennesima battaglia per la legalità sociale non Signore Gesù Cristo, neanche la neve fermi il presidente nazionale di Crociera Cattolica, vedete qua c'è la neve praticamente sui bordi strada, vedete qua immagini leggendarie, va bene, viva Cristo Re in mezzo alla neve a Campobasso, vedete. Amen, viva Cristo Re, viva, viva la messa, viva Maria, amen. Allora, immagini leggendarie qua, 9:30 praticamente, sto attendo a non carecca, un ghiaccio, questo qua, se no me lo direi, attendo all'ospedale che sta pure qua di fronte, guardate qua, non vi dico come sto combinato, queste sono sfacchinate qua, ma anche il freddo glaciale, qua la temperatura praticamente non è superiore ai 4 gradi oggi, fanno un freddo bestiale anche se ci stavo solo, questa è militanza, questo significa essere crociati, no, ammette solamente crociata cattolica, questa è crociata, vedete qua, i marciapiedi innevati al Cardarelli, vedete qua, sto attento a camminare qua, nessuno vuole, è una poltiglia, non sono riuscito a trovarlo il posto vicino al Cardarello. Oggi è una veglia leggendaria, vedete qua, con la neve a terra. Allora saliamo e andiamo a posizionarci per la gloria di Dio, per la regalità sociale nostro Gesù Cristo, con la neve ai bordi strada al Cardarello di Campobasso che sta per essere smantellata. Vedete qua le macchine, piene di neve, vedete qua. Queste sono immagini leggendarie. Io faccio i fatti, né chiacchiere. Devo stare attento qua perché sulla neve ho avuto problemi. Viva Cristo Re, viva! 9:40 Cardarelli di Campobasso con la neve a terra, vedete? Praticamente crociata cattolica per la regalità di nostro Signore Gesù Cristo, vedete? Eccolo qui, vedete qua. Vedete qua praticamente, vedete qua. Lo spiegamento di forza inizia il rosario in mezzo alla neve, a massa di neve praticamente a terra, vedete qua. Inizia il rosario di riparazione qui davanti alla neve, neanche la neve ferma il presidente nazionale Crociata Cattolica con il sole che lo illumina, un pallido sole nel gelo di Campobasso, viva Cristo Re, viva, viva. Nel gelo di Campobasso fanno un freddo veramente, se c'era, vedete qua, mo si è andato pure il sole, speriamo che torna, è un supplizio, ma il supplizio che lo si fa per questi bambini, per questi innocenti, vedete? Per questi innocenti praticamente è per il miracolo di fermare gli aborti qui, deve andare in pensione, deve andarsene a quel paese per sempre, il dottore Mariano. Dopo tutti questi anni di sacrifici, di militanza e di cose, quindi andiamo a pregare, il quinto mistero del dolore, il primo rosario, e si lotta e si combatte, anche davanti ai cumuli di neve, vedete qua? Anche davanti alla neve. Viva Cristo Re, viva Maria, viva la messa, viva Cristo Re, amen. Allora, quasi 10:40 praticamente, che dire, un mortale completo totale, nel gelo di Campobasso, il guerriero d'Italia resiste. Le ragazze donne quando mi vedono fanno vedi, il cuore è duro la conversione, è duro, questa 531esima veglia praticamente, qua non si converte nessuno, qua, questo è il problema grosso, vabbè, comunque bisogna lottare e combattere fino alla fine, per evitare questi scempi, vedete? Per fermare questi scempi in questa maceria ignobile del Cardarelli di Campobasso e anche negli altri 7 ospedali che sto assediando. 2 l'ho fatte affondare. Continuiamo a pregare. Il quarto mistero del dolore del terzo rosario. Viva Cristo Re, viva Maria, viva la messa. Amen. Ora mancano 20 minuti, di meno, perché me ne andrò qualche minuto prima, perché devo andare poi al biologico a mezz'ora e mezza.
E voglio andare a prendere qualcosa di caldo perché ha fatto veramente freddo. E che dire, un mortale completo tale. A parte una signora, mi si è fatti i complimenti, mi ha fatto i complimenti per quello che faccio, cioè che spero che mi chiamerà, che fino a mo' non mi sta chiamando nessuno, a dimostrazione che nessuno si converte, nessuno se ne frega di questi bambini, cioè, e nessuno vuole fare nulla. Complimenti sì, ma poi alla fine azioni concrete zero. Comunque, un mortale completo, nulla da segnalare, se non che il crociato è davanti all'ospedale da stamattina praticamente per pregare, riparare, per chiedere la fine di questa macerie ignobile in questo ospedale. Viva Cristo, viva Maria, viva la messa, amen. Se dubbio oggi che non possono scendere i primi ragazzi, andiamo incontro a loro. Viva Cristo, viva Maria, amen. Allora, ore 12:35 quasi. Il Crociato d'Italia, praticamente, ieri ha nevicato a Campobasso davanti all'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini, Tecnico Biologico di Campobasso. Con la per la regalità dei nostri amici Gesù Cristo, davanti alle scuole, proprio dove si forma la cultura, la discultura praticamente, a volantinare i volantini per la vita, per dire sì alla vita davanti alle scuole, davanti all'università, ovunque. Davanti al Pertini, viva Cristo Re, viva Maria, nel cuore di Campobasso, vedete? Viva Cristo Re, viva Maria. Esattamente dove stavo qui l'11 febbraio 2020, poi andai a prendere a Christian al termine di Benevento e sarebbe venuto con me a Benevento, a Foggia. Ricordi indelebili, viva Cristo Re, viva Maria. Amen. Allora sono usciti i ragazzi, naturalmente qua è una realtà più tranquilla rispetto a Napoli e a Roma, però purtroppo sto avendo a che fare con l'arretratezza della Chiesa. La Chiesa è arretrata sulla morale cattolica, sulla vita, sulla difesa della vita e delle famiglie, e un po' di ragazze si sono avvicinate e mi hanno strappato i volantini in faccia. Ma questo è perché la Chiesa è arretrata, la massoneria è avanzata, e qui dentro si fa scultura della vita praticamente, informazione alla morte. E questo è da pagare praticamente. Bisogna ringraziare la Chiesa, i preti che hanno indireggiato, invece di fare formazione alla vita, non ci sta formazione alla vita, educazione alla vita, questo è il problema. La fa solamente il presidente nazionale di Crociata Cattolica, da solo contro tutti, fino a quando non muore. Va bene, andiamo avanti, viva Cristo Re, viva Maria, viva la messa, che la mamma mi accompagna e mi dia tanta pazienza, amen. Allora 13:11, come ho detto prima, le ragazze si sono lasciate. Si è lasciato campo al demonio e questo si raccoglie, quello che si semina si raccoglie. Comunque mi ha ricevuto una chiamata dal questore di Foggia che mi ha creato sempre problemi in passato. Praticamente io ho fatto un errore di sbagliare il giorno, 11:11 invece del 2:12, hanno corretto tranquillamente del volantinaggio che farò dopodomani al Dipartimento di Giurisprudenza e Economia, cioè all'Università di Foggia, per la prima volta all'Università di Foggia. Ho detto buon lavoro dottor Martone, vedete il potere che significa. E il sangue, anche rispetto a questo, la polizia l'ho messa a posto, i ragazzi è tosta, perché i cuori delle persone, i ragazzi, non si è fatto nulla, però non si molla e si deve continuare a lottare, a combattere. Viva Cristo Re, viva Maria. Amen. Oh, 2020, sono io, 2020 sono gli ultimi 20 minuti di volantinaggio, un clima mortorio, ho detto quelle ragazze così, ora sono le ultime ragazze che escono, adesso al centro di Campobasso. Aspettiamo le ultime ragazze che escono, le ragazze che vedo di Sergio Maria, amen. Allora, ore 14:05, ho finito il volantinaggio, vedete, con la ragazza praticamente, con i volantini in mano. Speriamo che mi chiamano i ragazzi. Che dire, siamo un volantinaggio tranquillo, con le ragazze, così, puoi trovare la brava ragazza, la cosa, però bisogna lavorare, lavorare, lavorare. Ho detto a una professoressa, Anna, che stava sentendo al telefono, che mi chiamassero, e già tra seccadinte. Con l'associazione è già dentro le scuole. Là si fa la scultura e la cultura, la formazione per il futuro, dovete andare nelle scuole. Va bene, però ci penserà lei. Va bene. Ave Maria, grazie stai, con benedica tu mulieri, possetto benedisso frutto sto ventre, Santa Maria Madre te, ora per nobis peccoribus, nunc et ora mortis nostri, amen. E andiamo, torniamo a casa con questa straordinaria macchina. Io Cristo Re, viva Maria, amen. Allora, 15:40 sono arrivato a casa, un'altra sfacchinata terribile, mi sono distratto un attimo praticamente, sono andato a sbattere vicino al guardarail al ritorno, però fortunatamente ho strusciato un attimo la macchina, però guardate, questa è la cosa, è stata una mia disattenzione, praticamente, però la macchina regge, grande questa macchina, vedete. Vedete, mi sono distratto un attimo, la stanchezza e cose, non avrei mai mangiato oggi per risparmiare un po' di soldi. Mia madre mi farà cucinare e poi sono a prendere un po' di soldi alle poste. A stanchezza i passini però non molliamo. Così, e andiamo avanti.
Ho preso un po' di clementina a Campobasso. Anche oggi abbiamo reso onore a Dio e cose. Adesso ci riposiamo. La messa ci siamo sentiti stamattina e andiamo a mangiare. Viva Cristo, Ave Maria, grazie a stai con benedica tu mogliere, possette benissimo frutto sto vento, stando a Maria Madre Dea, ora per nobis, peccato posso, nunca ti ora morte se nostra. La mamma mi ha salvato perché stavo facendo un tamponamento qua, benamente avevo torto, mi ero distratto un attimo, la stanchezza è così e ho frenato in tempo. Vabbè, lo so, sono sfacchinate, sono stanchezze e cose, può essere sul, è un problema, ho fatto compagnia durante il viaggio a Anna, però... La stanchezza si fa sentire, vabbè, dobbiamo resistere. Amen. Via Cristo, Re Maria. Amen.